Benvenuti al nuovo corso online per l'autorizzazione alla vendita di prodotti fitofarmaci, ideato e progettato da Compag. Sono Fabio Manara, presidente della Federazione Nazionale Rivenditori Prodotti per l'Agricoltura e sono qua per augurarvi. Benvenuti, in questo incontro presentiamo la lezione di oggi che tratta il trasporto delle merci pericolose su strada e il relativo carico e scarico. L'accordo, la regolamentazione che prevede appunto il trasporto su strada è definito dall'acronimo ADR, che è un accordo internazionale europeo stabilito dagli Stati membri. Ci troviamo in un centro prova autorizzato della regione Emilia-Romagna per procedere alla taratura di un atomizzatore per l'irrorazione di colture arboree ed una barra per il diserbo. Le operazioni di controllo e taratura delle erroratrici esordiscono con un colloquio preliminare con l'agricoltore, in occasione del quale vengono identificate le condizioni operative e le realtà culturali nell'ambito delle quali viene utilizzata. Benvenuti in questo modulo, parleremo un po' dei prodotti fitosanitari in generale, passando un po' in rassegna che cosa sono, a cosa servono e capire come vengono utilizzati nella normale difesa delle piante. Vediamo intanto che cosa sono e che cosa servono gli agrofarmaci o prodotti fitosanitari. Intanto, se vogliamo dare una definizione, sono preparati che contengono una o più sostanze attive che sono destinate al controllo degli organismi nocivi delle culture, al controllo degli infestanti. A questo punto non mi rimane altro che augurarvi buon corso e buon lavoro.